Carofilo, visto che lo speaker del filmato, glielo chiediamo subito. Allora, Leonardo, buon pomeriggio, benvenuto da me. Ciao Leonardo. Ciao. Quanto c'è Leonardo in Lapo o Lapo in Leonardo? All'inizio pochissimo, perché rispetto a Lapo io ero molto più dialettico, molto più riflessivo, un mediatore. Anche timido, mi hanno detto. Anche timido, sì, quello già molto meno. Diciamo, agli albori ero molto più timido di adesso. Comunque ragazzi, è bello davvero, da vicino. No, davvero, perché ti sto guardando. Quanti anni hai? 27. 26, ragazzino. Come Tommaso, questi sono ragazzini, Rachele. Non dico figli, ma nipoti sì. Cioè, dimmi Rachele. Possiamo pensare solo alle nostre figlie, niente di più, Caterina. E quindi no, invece Lapo è un personaggio completamente diverso, che non sa gestire la rabbia, è super istintivo. Comunque siete anche 5 pezzi unici in questa comunità, e questa comunità è gestita da Sergio Castellitto. Non so se abbiamo un'anticipazione di quello che vedremo domenica. Sì, abbiamo qualcosina, grazie a The Fiction. Vale, si fa pace. Io non ti volevo dare uno schiaffo, te lo giuro. E che ti è uscita di testa e io ho cercato... Ti sei morto, Lapo. E io coi morti non ci parlo. Come tante volte ho sbagliato qui, come tanti ragazzi sbagliano, no? Con le proprie fidanzate, avevo sbagliato qualcosa. Tu hai sbagliato con le tue fidanzate? Con qualcuna sì. Beh, qualcun altro avrà sbagliato con te. Qualcun altro avrà sbagliato. È un gioco delle parti. Ogni tanto sbaglia qualcuno, ogni tanto sbaglia qualcun altro. Ma le tue fidanzate, ora generalizziamo, perché non voglio chiedere niente della sua vita privata, tanto Cora ha 2 anni, quindi, cioè, capite? Ma la tua vita è stata varia, perché hai vissuto un certo periodo anche in America, visto che tua mamma per lavoro si doveva spostare, a proposito delle mamme che lavorano. Sì, mia madre è un'insegnante di italiano, adesso in pensione, che all'epoca vinse un concorso, ci trasferimmo con tutta la famiglia 1 anno e mezzo in Brasile e 1 anno in Canada. E io ho 8 anni, quindi è stato uno shock. Ecco, sono io all'epoca, no, forse un po' più piccolo, però uno shock bellissimo che mi ha assolutamente... Brasile, hai imparato subito il portoghese? Per un mese non ho detto una parola, dopo un mese ero madrelingua, dal niente, quindi... Ma in Canada hai dovuto cambiare di nuovo lingua, per forza sì, con l'inglese, sì, con sì. Francese. No, eravamo nella parte inglese. Inglese... Sì, è stato più difficile con l'inglese all'inizio, perché il portoghese è molto più simile all'italiano, quindi sarebbe andata meglio anche col francese. Probabilmente sì, però anche lì, sì, è stato difficile all'inizio con la lingua, però poi, insomma, a quell'età si impara così. Eh sì, quando hai 7-8 anni sì. Sì. Poi tornate in Italia. Sì. I tuoi genitori comunque sono 2 professori, anche tuo fratello. Sì. E tu volevi fare il calciatore e l'attore, quindi mi chiedo come ti vedevano in famiglia, come la pecora nera oppure quello creativo? Io volevo fare il calciatore e i miei genitori mi hanno detto: dai, va bene, fai calcio, però fai anche qualcosa di un po' più culturale, fai un laboratorio di teatro. Questo era un po' l'accordo. Io ho iniziato così, quasi più per costrizione che per altro. Poi ho dovuto smettere di giocare per un brutto infortunio e ho riempito quel vuoto con questa recitazione che di cui di colpo ho avvertito il fuoco e la passione. È stato un amore non a prima vista, ma graduale. E noi per te invece un amore a prima vista, come stanno dicendo i tweet, Rossella addirittura porta il caffè senza che io glielo chieda, grazie Rossella. Perché pur di conoscere Leonardo, capisci? Grazie Ross. Prego. Che poi per me è proprio Lapo.
Prego. Bravo, dai, è entrato in famiglia lui. È entrato in famiglia, no? Sì. Domenica sera tutti lo guardiamo. Siete bravissimi, un cast pazzesco, grazie. Guarda. Veramente una bellissima fiction. Leonardo, c'è chi dice: Leonardo Lapo, sappi che il mio cuore è tuo, quindi insomma hai rubato il cuore a qualcuno. C'è aspetta, anche il mio, dice Rossella. Te lo dono tu. Rossella, ma 27 anni. Ma soltanto per amicizia, va bene. Grazie, amaro. E per ammirazione. E poi c'è chi prova, diciamo, ad abbordarti come Pamela Prati con Marco Caltagirone, perché c'è chi dice: Leonardo Pezzagli, buona primavera. Quindi non si sa, tu come reagisci? Lo mandi un cuoricino, un fiore? Ma secondo me non sai lo neanche il caso. Assolutamente, sì. Tu sai il caso di Pamela Prati? No. Hai visto? Però nel dubbio lo mando. Nel dubbio però gli manda un cuoricino, quindi ecco, ha fatto breccia nel cuore anche lei. Leonardo mio, quanto sei bello appena arrivato. Sono impazzito, un attimo. Sì, Leonardo quanto è bello, abbiamo detto subito, ma anche quanto è bravo. Scusate, dimmi Rachele. Sì, immagino romano, perché è un accento toscano perfetto. Sì. Io sono toscano per metà e per metà lombardo. Ah, ok. Ecco. Mi si è attaccato il romano, bravo. Penso, in questa permanenza lunga a Roma. Certo. E lo dice anche a disagio, alzando un po' così la spalla, ragazzi, glielo dico. Siete in onda fino al 22 dicembre. Mi vuoi svelare qualcosa dopo tutti questi complimenti? E sei diventato il nostro eroe perché non sai nulla del caso Pamela Prati. Beh, non ti posso svelare niente della serie. Grazie, dammi il caffè allora. No, però sicuramente ci saranno in queste ultime due puntate che ancora devono venire grandi colpi di scena, quindi questo è quello che posso svelare. Beh, e quindi che ci ha detto qualcosa? Scusate, niente. Nulla. Nulla. Niente. Stanno apprezzando, oltre alla bellezza, sono arrivati anche: hai un gran talento, Leonardo, quindi anche tweet di Fidati. E la mamma? Probabilmente la mamma. No, è giovanissima, quindi credo al massimo una sorella, non lo so. Beh, che sei bravo lo sappiamo veramente, perché grazie. Insomma non è semplice alla tua età diventare protagonista soprattutto di una delle serie più amate di Rai 1, quindi complimenti. Grazie. Meno male che non sei diventato calciatore. Meno male.